Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale. In questo nuovo video vi faccio vedere come ho realizzato questo trucco occhi utilizzando la Iconic Division di Revolution Beauty. Nel mio precedente video ho realizzato il trucco occhi utilizzando l'Iconic Vitality, mentre precedentemente vi ho fatto vedere in sfida la Fever di Revolution Beauty e la Naked It di Urban Decay, perché sono praticamente identiche tra di loro, quindi andate a vederli, ve li lascio linkati nella schedina qui in alto. Nel frattempo vi lascio al video tutorial. Ciao! Ok, iniziamo. Come colore di transizione vado a fare un mix di due colori e vado a prendere questo giallo qui e questo beige qui su. Vado poi a fare un mix tra questo arancionino che è un pescato e questo arancione qua sotto e vado a stenderlo nella stessa zona e sempre con il pennello ampio. Questa volta però tengo il pennello più concentrato nella piega in modo tale da non ottenere una sfumatura eccessivamente ampia, ma concentrare il colore solo in questa zona qua. Per intensificare ancora di più la mia piega, vado a prendere questo colore qui. Essendo questo un ombretto un po' più scuro, non ne prendo tantissimo sulla punta del pennello e vado quindi a costruire il mio colore progressivamente per non stendere eccessivo pigmento e magari poi non ottenere quello che ho in mente. Che di solito succede sempre così, che non ottengo mai quello che ho in mente di realizzare. Più o meno a questa altezza mi fermo col pennello, non sfumo ancora più giù e piano piano porto il mio colore verso l'alto. Con lo stesso pennello vado ad intensificare ulteriormente e vado a prendere questo colore qui in basso. Concentro però questo scuro soltanto nella parte esterna dell'occhio, quindi in questo ultimo terzo del mio occhio. E ora con un pennello pulito vado a sfumare. Con un pennello a lingua di gatto non eccessivamente grande, vado a prendere il Conceal and Define di Makeup Revolution nel colore C2 e vado a realizzare la forma per il mio cat crease. Su tutta la palpebra vado a stendere questo colore qua. Ok, mi sono portata avanti ed ho già messo l'eyeliner. Vado a truccare la rima inferiore, inizio applicando un po' di questo giallo solo per farmi da transizione. Sul giallo vado ad applicare un mix tra questi due verdi qua. Per dare intensità alla rima ciliare vado a stendere questo verde scuro qua.
Nella rima interna vado a stendere una matita verde, questa qui è di Cost. E la vado a fissare con questo ombretto qui, che è più o meno dello stesso colore. Vado ad illuminare angolo interno e arcata sopraccigliare utilizzando questo colore qua. Al centro della palpebra e leggermente nell'angolo interno vado a stendere questo colore qui. Ok, ovviamente off camera ho finito gli occhi. Ho messo la matita nella rima interna superiore e ho messo il mascara e di nuovo ho utilizzato il mio mix tra, con il Get Big Lashes Volume Curl di Essence e il Divine Volume and Curls di Deborah Milano. Andiamo velocissimamente a finire tutto il resto del trucco. Vado a mettere l'illuminante e utilizzo il Catrice High Glow High Mineral Highlighting Powder eccetera eccetera nel colore 010 Light Infusion. Per richiamare un po' il verde del trucco vado a prendere dalla Ultra Cool Glow Palette di Revolution Beauty questo verde qua e vado a stenderlo solo sugli zigomi, sull'illuminante che abbiamo steso, proprio appunto per dare questa riflescenza un po' verdina e richiamare appunto un po' il trucco. Metto anche un po' sull'arco di Cupido perché mi piace tantissimo e un pochino sul centro del naso. Ok, sulle labbra voglio applicare un po' di verde e dal Lip Kit in Reds and Vamps di Revolution Pro vado a prendere questo verde qua sotto che non ho mai provato sulle labbra ma l'ho solo leggermente swatchato sulla mano. E questo ragazzi è il trucco finito, che pensate, vi piace? Fatemi sapere nei commenti se avreste fatto qualcosa di diverso, se avreste abbinato colori diversi della palette e fatemi sapere cosa ne pensate di questo trucco. Rossetto, che ne dite? A voi piace? Io ho dei mixed feelings, quindi ho emozioni diverse riguardo il rossetto, però il colore non è affatto male e a parte che purtroppo mette tantissimo in risalto i denti gialli, quindi ve lo dico in anticipo, però è molto carino. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre, non dimenticate di andare a guardare i video precedenti. Ho pubblicato da pochi giorni fa il video tutorial con la Iconic Vitality, mentre ho pubblicato precedentemente anche la sfida tra la Iconic Fever e la Naked It di Urban Decay, perché sono perché la Fever è la dupe della It. Quindi andate a vedere il video e fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto. Vi mando un bacione enorme, vi invito a seguirmi sui miei social che trovate linkati qua sotto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, di cliccare la campanellina per le notifiche, così vi arriva un'email, un messaggino, una notifica ogni volta che viene caricato un video su questo meraviglioso canale. E soprattutto non dimenticate di mettere like a questo video perché lo sapete mi fa sempre un infinito piacere. Io vi lascio, ci vediamo alla prossima, vado a preparare la cena. Ciao!